Dall'1 al 25 agosto la mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardia Grele tornerà a regalare emozioni con le opere dei maestri artigiani e artisti e le tante iniziative collaterali in un panorama culturale di grande valore. È la 49esima edizione che già offre elementi di spiccata novità in preparazione della grande edizione del 2020 che segnerà il traguardo dei 50 e sulla quale si sta già lavorando. Ne è un esempio l'anticipazione del nuovo logo che identificherà le attività dell'ente con una nuova interpretazione grafica della celeberrima croce di Nicola da Guardia Grele nella progressione che vediamo in questa immagine. Quali saranno le peculiarità di questa 49esima edizione? E il presidente Gianfranco Marsibilio a descriverle. Tante novità, tante cose belle da vedere, do il merito e il mio grazie di cuore agli artigiani abruzzesi che si impegnano sempre di più per rendere più bella la nostra mostra. Naturalmente siamo già proiettati in quella che sarà la 50esima edizione, però quest'anno il palazzo si presenterà in modo veramente nuovo, veramente bello, un numero di artigiani cresciuto in modo sensibile, le opere di qualità vera all'interno del palazzo, quindi sono fiducioso che questa edizione sarà sicuramente molto ma molto interessante. Ho già detto durante la conferenza stampa che il livello culturale di questa edizione è cresciuto tantissimo, quindi i messaggi che saranno dati dalle opere, dal palazzo, da come è stato sistemato, saranno sicuramente dei buoni motivi per venire a Guardia Grele a vedere questa edizione della mostra. Cuore pulsante dell'ente mostra è il Palazzo dell'Artigianato in via Roma, ex convento acquistato per l'ente dalla Regione Abruzzo. Già da tempo sono state avviate le pratiche per la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione, ancora frenati però da problemi di carattere burocratico. Problema che abbiamo affrontato con l'assessore attività produttive, turismo e cultura Mauro Febbo. Ma io, come ho ricordato, insomma, quel palazzo è stato acquistato dalla Regione Abruzzo quando io ero presidente della provincia e c'era Giovanni Pace come governatore della Regione Abruzzo, quindi conosco tutto, conosco l'iter della richiesta dei fondi di ristrutturazione. Purtroppo c'è questo problema di registrazione dell'atto che ha ritardato per il cambio del governo, purtroppo il direttore è cambiato, abbiamo dovuto aspettare, adesso solliciteremo la Corte dei Conti perché credo ci siano tutte le coperture finanziarie del caso.